accendiamo. Domanda risponde. Esatto. Grazie Gianluca, che non è un moderatore, ma è parte della discussione che affronteremo oggi pomeriggio. Diciamo a me il compito di fare l'onore di casa. Ringrazio appunto Gianluca per aver accettato subito il nostro invito, così come tutti gli altri amici che questa sera discuteranno con noi. Perché quello che diceva Gianluca qualche minuto fa è il tema. La Costituzione come uno strumento vivo. Ci sono molte cose, e il mio è un saluto, quindi non entrerò nel merito ovviamente, né del testo né dei temi che poi saranno affrontati più avanti, ma è evidente che la Costituzione è uno strumento assolutamente vivo, e questa vitalità la troviamo proprio nell'interazione che c'è stata nel corso degli anni da parte della cittadinanza attiva, che ha reso questo strumento, anche nelle modifiche che ci sono state, nelle proposte di modifica, nell'interpretazione, nella pressione affinché diventasse uno strumento di uso quotidiano, ha trasformato la Costituzione in un evento fondamentale per il ruolo dei cittadini attivi all'interno del nostro paese. Per quanto ci riguarda, la bandiera presentata dall'articolo 118 della Costituzione, la modifica questa che c'è stata, come è stato detto nel titolo quinto, che ha costituzionalizzato il ruolo della cittadinanza attiva, per quanto mi riguarda, riconoscendo già quello che c'era nella realtà di questo paese. Diciamo che in realtà è importante la Costituzione come strumento vivo nel momento in cui in qualche modo si fa carico anche di rappresentare un paese che cambia, si evolve, in cui la cittadinanza attiva diventa uno strumento di rafforzamento e di tenuta delle nostre istituzioni. Per non parlare degli anni precedenti, anche della proposta di parte civile, di cui poi si parla all'interno del testo, per quanto ci riguarda ultimamente lanciato lo scorso anno di modifica dell'articolo 117 della Costituzione per rafforzare l'esigibilità della tutela della salute nel nostro paese, del diritto alla salute nel nostro paese. Ed è importante anche quello che veniva ricordato poc'anzi per quanto ci riguarda il collegamento con il Festival della Partecipazione dello scorso anno. Abbiamo iniziato in qualche modo questo confronto in un contesto politico completamente diverso, e ora lo rilanciamo in un'estate che ha portato anche un cambiamento profondo all'interno del quadro politico istituzionale del nostro paese. Dobbiamo senza dubbio confrontarci, ripetere e discutere, ma credo che soprattutto bisogna riconoscere nel dibattito pubblico che il ruolo tante volte citato, il rapporto tra cittadini e istituzioni, questo gap di cui si parla, questo problema di creare un nuovo rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, parte da un passaggio. Come vede la politica, il ruolo della cittadinanza attiva nel nostro paese e dei cittadini in generale? Ci sono due possibilità. Diciamo, la prima è il ruolo, l'approccio risk manager. Io ti vedo cittadino, diciamo, tento di gestirti in modo che tu faccia meno danni possibile. Ti ascolto, magari ti propongo delle cose, ti convoco dandoti l'impressione che ti rendo partecipe, ma fondamentalmente ti chiedo di essere d'accordo con delle proposte che faccio io, che è quello che in tante occasioni abbiamo visto nel nostro paese. Oppure opzione numero due, accettare il rischio di un confronto tra pari, discutere nel merito delle proposte, accettare una sfida che è complicata, ma è figlia della complessità di questi tempi, a cui in qualche modo bisogna far fronte. E credo che il tema sia essenzialmente questo. Quindi parlare di Costituzione in questo contesto, con queste modalità, diciamo, ha a che fare, secondo noi, con il raccogliere questo tipo di sfida. E da questo punto di vista, sicuramente, ad esempio, un governo che desidera segnare il punto come elemento di cambiamento, non utilizzo il governo del cambiamento perché è stata già utilizzata, non ha avuto particolare fortuna, diciamo, questa. Però, detto questo, se in qualche modo vogliamo
innovare in questo paese, utilizzare i cittadini come parte della soluzione e non vederli come un problema, probabilmente dobbiamo ripartire da questo.